Sì, noi abbiamo un bellissimo osservatorio presso Casa del Romano sul Monte Antola, un osservatorio che gode della peculiarità del fatto di essere lontano da fonti luminose. Abbiamo deciso di partecipare a un progetto europeo, l'abbiamo vinto la settimana scorsa a Cagliari, che consentirà di mettere questo osservatorio in rete con tutti gli altri osservatori a livello europeo e portare qua anche scienziati e ricercatori da tutta Europa. Di poter agire anche in remoto, quindi da casa, dal computer, poter vedere le immagini del Monte Antola ma anche delle stelle e lanciare il Parco dell'Antola come anche il Parco delle Stelle, mettendolo anche in sinergia con quello che avviene ogni anno con la Festival dello Spazio Busalla. Credo che sia un elemento nuovo su cui leggere anche una prospettiva turistica e culturale di una valle, che può lanciare anche, grazie appunto all'infrastruttura dell'osservatorio, anche un dialogo diverso con le scuole e con i turisti. Certo che sì, è una manifestazione che cresce sempre più ogni anno e questo ovviamente significa un legame fortissimo col territorio, una manifestazione nella quale credono tutti i produttori. Tra l'altro è proprio uno spaccato delle realtà produttive di quell'area. Ci sono molte manifestazioni, chiaramente si mettono in vetrina tutte le nostre tipicità, parliamo di canestrelli ma anche tante altre bellissime eccellenze, buonissime eccellenze che quel territorio esprime. Parleremo anche molto di agricoltura, delle strategie di sviluppo del GAL, quindi questo gruppo di azione locale che prova a pensare delle strategie per uscire dal buio, diciamo, per queste vallate, perché comunque sono vallate bellissime che ancora pochi conoscono. Bisogna sempre più valorizzarle, cercare di legare i prodotti al territorio, perché io penso che sia una delle poche soluzioni che abbiamo per far crescere queste vallate, e crede fortissimamente nei nostri prodotti.